Oggi voglio mettermi nei guai. Voglio incominciare a parlare di amore. Parlare di amore è un po' come parlare di Dio, no? Ognuno lo desidera, lo ritiene di conoscerlo, di desiderare, di volerlo. E ognuno ha la sua idea. In realtà l'amore, appunto come Dio, non è che ci crea. Siamo noi a crearlo, creiamo il nostro concetto, la nostra idea di amore. Ma se noi volessimo cogliere la vera natura dell'amore, come dicono i buddisti, la vera natura delle cose, sunyata, il vuoto, ci accorgeremmo che intanto amore, amors, non morte. Non ha inizio e non ha fine, è il non nato l'amore. Si dice che l'amore, che Dio sia amore, appunto, che no? L'amore crea ogni cosa, è alla base di ogni manifestazione. Quindi, proprio perché è alla base di ogni manifestazione, ci possiamo mettere dentro quello che vogliamo. Lo inquiniamo con le nostre idee, con le nostre convinzioni, con i nostri bisogni, con le nostre paure. Se noi cercassimo di riflettere un po' sulla vera natura dell'amore, ci accorgeremmo che l'amore ha alcune qualità, è come la luce. Da una parte sgorga, emana, diffonde. Quindi non è possibile non ricevere amore o non avere ricevuto amore. Quello che è possibile è o non averlo riconosciuto o averlo in qualche modo represso o avere subito, no, dei traumi che l'hanno in qualche modo oscurato. Se è vero che l'amore è un'emanazione come la luce e che non ha inizio e non ha fine, allora noi dovremmo cercare di agire di conseguenza, di lasciarci guidare dall'amore. E prima di tutto dovremmo, come la Madre Terra fa, accogliere, accettare, emanare, diffondere, abbracciare. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto va bene? Assolutamente no. Questo non vuol dire non riconoscere quello che sta succedendo, ma proprio per questo vuol dire avere quello sguardo compassionevole, che riconosce che tutto è al suo posto, che tutto è una manifestazione, seppur disarmonica, seppur inquinata, ma è una manifestazione dell'amore. E non è che sia possibile negarlo, una volta che noi cogliamo la sua vera natura, appunto di emanazione, di forza, che sottostà ad ogni manifestazione. Non possiamo che cercare di comportarci di conseguenza. Perché si dice rinuncia, scompari a te stesso, lascia l'importanza personale? Perché se noi smettiamo di agire secondo i nostri desideri, i nostri bisogni, ma ci facciamo guidare da quel flusso, da quel moto interiore che non ha inizio né fine, ci attraversa. Quello che succede è che agiamo nell'accoglienza, nell'accettazione, agiamo nella compassione. Non è uno sforzo, è qualcosa che, così come il fiore che sboccia, ci succede quando noi rinunciamo a cosa soprattutto? Al giudizio. Se noi ci pensiamo bene, il primo modo col quale impediamo all'amore di agire è il giudizio. Quindi ogni separazione, ogni volta che ci facciamo guidare dal giudizio, stiamo dimenticando la nostra vera natura. È legittimo perché siamo esseri umani, ma questo non vuol dire che non stiamo abdicando a noi stessi. Guardiamoci in giro di questi tempi, dove lo vediamo
L'amore, dove vediamo l'assenza di giudizio? Assenza di giudizio non vuol dire riconoscere ciò che è giusto e sbagliato secondo un certo canone, ciò che è legge e ciò che non è legge, ciò che dice la scienza piuttosto che un altro tipo di scienza o di visione. Vuol dire accogliere compassionevolmente ogni posizione. Se ci insegnassero questo, se ci insegnassero che comunque qualsiasi cosa che stiamo vivendo è sorretta da una forza che è quella dell'amore e che il modo migliore per seguirla è quello di avere uno sguardo non giudicante, compassionevole, che accoglie. Se noi provassimo, quando ci sentiamo persi, quando ci sentiamo presi dalla rabbia, quando ci sentiamo presi dal senso di impotenza, di emarginazione di questi tempi, prima di tutto tenere a bada i nostri giudizi, tenere a bada tutte quelle volte nelle quali crediamo che qualcuno sia nel torto. E semplicemente renderci conto che anche quella è una manifestazione dell'amore, magari distorta, viene da una distanza da se stessi, viene da un attaccamento, da una paura. E allora, che senso ha reagire, combattere, giudicare? La tentazione è quella, la comprendo, ma la soluzione è sempre una. Accogliere come la madre fa, come la madre terra fa, come fa la madre terra con il fiume, con l'acqua che scorre attraverso, con il seme. Accoglie in modo incondizionato. Incondizionato. Accogliere non vuol dire non vedere la differenza, ma vuol dire creare le condizioni per il reale cambiamento. Non si vede tanto in giro accoglienza, non si vede tanto in giro amore compassionevole, incondizionato, senza giudizio. Probabilmente anche per noi è difficile, ma vuol dire semplicemente che siamo distanti dalla vera natura dell'amore. Se cogliessimo questa opportunità, se incominciassimo da noi a riconoscere la vera natura dell'amore e a tenere a bada i pretesti che ci allontanano, forse sarebbe un'azione molto più scientifica di quella che ci vogliono far credere.